Allora, l'altro ieri abbiamo visto negli esercizi le rette in R2, abbiamo visto sia l'equazione parametrica sia l'equazione cartesiana, l'equazione, il sistema che sia l'equazione cartesiana, cioè in R2. Ok, prima di passare a R3 voglio dire un paio di cose ancora. La prima cosa è una notazione sull'equazione parametrica di una legge in R2. Supponiamo di avere in R2 due punti. Ok? Allora, P ha coordinate, diciamo, x1, y1, e Q ha coordinate x2, y2. Se vi ricordate, l'equazione parametrica della retta passante per P e Q, supponiamo P e Q siano distinti, allora per P e Q passa in R2 1 e una sola retta. Qual era l'equazione parametrica di questa retta? La possiamo scrivere così, possiamo scrivere P più P volte Q meno P per variare di P appartenente a R. Questa è l'equazione parametrica della retta R passante per P. Abbiamo visto ieri, se io metto l'origine qua, il punto P o il vettore OP, abbiamo visto, è la stessa cosa, l'abbiamo già detto più volte, quindi la posso rappresentare così: P va interpretato come un vettore di R2, P più precisamente è x1, y1, Q è x2, y2, perché i vettori noi dobbiamo di R2, come in Rn li scriviamo in verticale, quindi qua in realtà è meglio mettere una T per dire che, diciamo, invece di metterlo in verticale, la T significa l'abbiamo trasposto, cioè scritto in R2. Ok? Allora, andiamo a vedere che succede in particolare quando scelgo determinati valori di t. Se io prendo t uguale a 0, qui mi viene il vettore nullo, sommato a p mi dà p. Per t uguale a 1, qui mi viene q meno p, sommato a p mi dà q. Quindi t uguale a 0, sto in p, t uguale a 1, sto in Q. Che succede secondo voi se T è maggiore di 1? Per esempio, quali punti andrò a descrivere della retta? Quelli che stanno da questa parte, così come se T è minore di 0 andrò a descrivere quelli che stanno da questa parte. Se T invece è compreso tra 0 e 1 andrò a descrivere esattamente i punti del segmento T, cioè PQ come segmento, anzi scriviamolo meglio, chiamiamolo sigma PQ, segmento che parte da P e arriva a Q, che cos'è? Non è altro che la stessa equazione di prima, P più T volte Q meno P.
Solo che stavolta la t non varia su tutto r, ma è solo compresa tra 0 e 1. Quindi vedete come la stessa equazione parametrica può dar luogo a una retta se considero t variabile in tutto r, ma un segmento se considero t variabile in un intervallo limitato. In particolare, se considero t compreso tra 0 e 1, mi viene esattamente il segmento che parte da t e arriva a 1. Ok? Poi vedremo che in realtà se poi io cambiassi, invece di se cambiassi e invece di avere i vettori in R2 li avessi in Rn, sostanzialmente tutto questo discorso rimarrebbe tale quale. E quindi la forma di questa equazione parametrica chiaramente non cambia se io ho due coordinate, tre coordinate, quattro coordinate, però lo ripeteremo in ogni caso. Lo ripeteremo in R3 e poi a quel punto capirete che la descrizione di una retta in forma parametrica è la stessa in tutte le dimensioni. Comunque, torniamo invece al segmento. Il segmento si ottiene quando t è compreso tra 0 e 1. Adesso riscriviamo questa parametrizzazione in modo, nello stesso modo, soltanto diciamo riorganizziamo questi termini. Cioè, cosa posso scrivere qua? Posso scrivere P più TQ meno TP, moltiplicano, la moltiplicazione per uno scalare è distributiva, ma questo lo posso anche scrivere 1 meno T per P più T per Q. Quindi andiamo a riscrivere, abbiamo 1 meno T per P più TQ al variare di t compreso tra 0 e 1. Allora, qual è la conclusione? La conclusione è che la nostra equazione parametrica che ci dava la retta al variare di t in r, vedete il punto fisso della retta più un multiplo qualunque della direzione, in questo caso se vogliamo descrivere solo i punti del segmento, semplicemente t deve variare tra 0 e 1. Se la riscriviamo in questo modo, è una particolare combinazione lineare dei vettori P e Q. Okay. Che combinazione lineare è? Beh, noi abbiamo che T è maggiore o uguale di 0, 1 meno T è maggiore o uguale di 0 e T più 1 meno T fa 1. Cioè, come vedete, questa è una combinazione lineare di T e Q con due coefficienti scalari, entrambi non negativi. Questo è maggiore o uguale di 0, questo è 1. Però la loro somma fa. Ok? Allora, scriviamolo qui. Definizione. Dati Q1, VH appartenenti a V, V è il solito spazio vettoriale sul campo K, sì.
si dice combinazione, stavolta mettiamo spazio letterale su R. Vogliamo che il campo sia R. Si dice combinazione convessa di 1, 2, H, una somma del tipo somma per H che va, per J che va da 1 a H, di alfa J VJ, quindi esattamente come una combinazione lineare, però con la restrizione che alfa J deve essere maggiore o uguale di 0 per ogni J compreso tra 1 e H, e poi che la somma per J che va da 1 ad H, metti due punti, tale che tutti i coefficienti della combinazione siano positivi e la loro somma debba fare 1. Ok? Ok. Poi vedremo. Vabbè, è chiaro che una combinazione commessa di due punti di R2 cosa mi produce? Se siete stati attenti? No? Commessa? Commessa vuol dire questo, vuol dire che un coefficiente è T e l'altro è 1 meno T, ed entrambi sono positivi. Quindi che mi produce? Segmento. Segmento che congiunge di R2. Se faccio P più T Q meno P ottengo tutta la rete, che poi sarebbe 1 meno TP più TQ, però la differenza col segmento sta che se voglio percorrere tutta la retta la combinazione è dello stesso tipo ma T varia su tutto R. Se voglio percorrere il segmento i coefficienti devono essere tutti e due positivi. Più in generale, se non vogliamo usare una sola lettera, perché i vettori sono due, ma vogliamo usare due lettere diverse per i due coefficienti, se vogliamo una combinazione commessa, oppure in generale se abbiamo H vettori e vogliamo quindi usare H coefficienti, la combinazione è commessa quando? Quando tutti i coefficienti sono positivi e la somma dei coefficienti fa 1. Vedremo in generale poi con degli esempi, per esempio come funzionano le combinazioni commesse in R3. In R3 potremmo avere la combinazione commessa di 3 punti, di 4 punti e così via. Anche qua potremmo avere la combinazione commessa di 3 punti, però sostanzialmente i casi che vengono sono banali e non li voglio trattare. Non aiuterebbero la comprensione generale. Ok, quindi questa è la prima osservazione. Mettete da parte questo concetto di combinazione commessa. La seconda osservazione invece è molto più profonda. Se vi ricordate, riprendiamo l'equazione cartesiana di una rete. Per esempio, scriviamo la retta di equazione x più y uguale 1. Allora, se vi ricordate, questa retta non passava per l'origine perché questo termine, il termine noto non era 0, e poi i coefficienti ax più by, in questo caso ho preso a e b uguale a 1, erano tali
che se io prendo il vettore, per esempio, in questo caso, no, proprio AB, se io prendo il vettore AB, che succede a questo vettore rispetto a questa rete? Sono ortogonali. Ok? Adesso che succede se io cambio, scrivo x più y uguale 2 oppure x più y uguale meno 1? Ma se scrivo x più y uguale 2 avrò, cosa avrò? Disegno come al solito, lascio desiderare, ma avrò una retta parallela a quella di prima. Quindi se io adesso scrivo i in generale ax più b sono uguale a c, se io faccio variare c mantengo fissi a b, che succede? Che tutte queste rette saranno parallele, quindi in questo caso questa è x più y uguale a 1, questa è x più y uguale a 2, poi qui avrò, qui avrò x più y uguale meno 1. Comunque saranno tutte perpendicolari a questo vettore 1, 1, o meglio al prolungamento di questo vettore. Chiaro? Allora, in generale, se io scrivo l'equazione di una retta in forma cartesiana, ax più by uguale c, che succede? Che tutte queste rette sono perpendicolari al vettore AB e al variare di C si spostano mantenendosi parallele tra di loro. Qual è l'unica che passa dall'origine? Quella di equazione ax più b più uguale a 0. È chiaro fino a qui? Oh, allora, notiamo che questa quantità che sta scritta a sinistra io la posso scrivere in questo modo. Dove questa scrittura tra parentesi angolose con la virgola e mezzo non significa altro, per definizione, la somma dei prodotti delle coordinate omologhe. Quindi qua facciamo, per esempio, se devo fare x1, x2, si dirà scalare y1, y2, si farà x1, y1 più x2, y1. Ok? Qua siamo in R2, eh? Ora, questa espressione qui la chiamiamo, questo qui per definizione si chiama prodotto scalare canonico in R2. Poi ne vediamo le proprietà.
poi ne vediamo le proprietà. Però che cosa abbiamo capito intanto? Che quando il prodotto scalare canonico di due vettori fa 0, che vuol dire? No, quella è l'equazione di una retta, un vettore è fisso, l'altro è variabile. Io sto prendendo due vettori fissi, mi faccio il prodotto scalare e ottengo 0. Che significa? Sono ortogonali. Che sono ortogonali? Se voi prendete un qualunque vettore su questa retta, sarà xy, questo è ab, quando andate a fare il prodotto scalare viene x più b, e quanto qua? 0, sono ortogonali. Se e solo se. E questo si può facilmente dimostrare usando un po' di geometria. Allora, questo fatto ci consente di dare la seguente definizione. Definizione allora x uguale x1 xn Steiner n e y uguale y1 yn pure Steiner n, quindi siano x e y due vettori di Rn. Si dice prodotto scalare, non prodotto per uno scalare, prodotto scalare, il prodotto scalare prende due vettori e tira fuori un numero di R. Prodotto scalare canonico, l'espressione x virgola y tra, scritto tra parentesi angolose con la virgola in mezzo. Alcuni invece della virgola mettono una barra verticale, altri mettono x.y. Preferisco questa notazione perché è quella che dà meno problemi di ambiguità. Come è definita questa espressione? Come la somma per j che va da 1 fino a n di xj per y. Quest'altra definizione, la scrivo qua, x e y di Rn si dicono ortogonali o perpendicolari, se e solo se per definizione il loro prodotto scalare è uguale a 0. Questa definizione è giustificata dal fatto che in R2 corrisponde alla nostra ortogonalità e che in R3 anche lì sarà leggermente più difficile da verificare, ma si vede che corrisponde alla usuale ortogonalità
geometrica. Quindi in R2 va bene, in Rn chiamiamo per definizione due vettori ortogonali se il prodotto scalare. Chiaro? Allora andiamo a riesaminare l'equazione di una retta dal punto di vista allora qua faccio il disegno. Disegno una retta scrivo che ha equazione ax più bx uguale c e poi vado a disegnare la retta parallela a questa passando per lì. Questa qua avrà equazione ax più by uguale a 0. Allora cerchiamo di capire perché l'unica cosa che cambia tra queste due rette parallele è che il termine 9 invece di essere 0 è 5. Allora prendiamo un punto P su questa retta qui. Allora questo P avrà coordinate x con 1, y con 1. Mettiamo, se no sembra che P debba essere ortogonale, non è per forza. Allora questo P ha coordinate x1, y1. E prendiamo un punto Q di coordinate x2, y2. Ok? Chi è Q meno P? Q meno P, se vi ricordate la regola del parallelogramma, io devo fare da qui la parallela a questo lato qui e questo vettore qui non è altro che Q meno P. Questo perché P più Q meno P con la regola del parallelogramma, questo coso non è molto parallelo, adesso è un po' più parallelo, adesso va un po' meglio. Vedete, con la regola del parallelogramma P più Q meno P, faccio il parallelogramma, mi viene, deve dire. Q meno P deve essere questo, non l'altro, cioè non l'altro, l'altro è di meno P. Ok, se voglio fare P meno Q devo fare quest'altro parallelogramma, no, e otterrò qui il vettore opposto. Ok, Q meno P però algebricamente chi è? È, allora qua mettiamo sempre la T perché i vettori vanno scritti verticali, quindi stavolta lo voglio scrivere verticale, non è altro che x2 meno x1, y2 meno y2. Ok? Allora andiamo a vedere che succede. Qui, quando io vado a sostituire, per esempio, se vado a fare ax1 più by1, quanto fa c? Questo lo so, perché quello è un punto della retta che ha equazione ax più by uguale a c. Questa qua ha equazione,
sta scritto qua, a x più b x2. E se ci metto x2 e y2? Ax2 più by2 quanto fa? Sempre c, che stiamo sempre sulla stessa rete. Proviamo a fare la differenza termini a termini. Quindi qua mi viene ax2 meno x1 più by2 meno y1 uguale 0, perché ci manca. Allora vedete che se prendo Q meno P, Q meno P rispetto ad AB, al vettore AB che io non ho disegnato, ma il vettore AB deve essere per forza questo, cioè ho un vettore a lui proporzionale, questo sarà AB per esempio, e qua lo dico perché deve essere ortogonale alle due. E allora che succede? Succede che quando vado a prendere Q meno P, vedete che è ortogonale ad A. B, perché C meno C si fa. Allora come posso... Allora prendo il vettore V, prendo il vettore, chiamiamolo V doppio, A, B. Come posso descrivere, vi ricordate i punti della retta, questa chiamiamola R, come si descrivevano in forma parametrica? R era P più T volte Q meno P. Allora, se io adesso vado a fare V doppio scalare P più T volte Q meno P, che succede? Questo non è una G, è una V. V doppio virgola P più T volte Q meno P. Ecco, una prima proprietà del prodotto scalare canonico, e poi vedremo che sarà anche quella di, diciamo, sarà la stessa proprietà valida per un prodotto scalare in generale, è che se io faccio il prodotto scalare tra un vettore a sinistra e la somma di due vettori a destra, questo deve essere W doppio scalare P più W doppio scalare il secondo vettore. Questa proprietà si chiama, secondo vettore era T volte. Questa proprietà si chiama linearità a sinistra, perché linearità a destra, scusate, perché a destra c'è una somma, questa somma è stata portata fuori da questo. In realtà una parte della linearità, perché adesso c'è anche il fatto che qui c'è un numero, uno scalare, questo numero si può portare fuori, e questo rientra sempre nel fatto che il prodotto scalare è lineare a destra, quindi più T volte Q doppio scalare. Lo mando un po' più in alto. Ok, ma allora se adesso andiamo a vedere che succede qua, W doppio scalare P quanto faceva? Era AX con 1 più BY e faceva C. W doppio scalare Q meno P quanto faceva? Era questo. Quanto faceva? 0. Quindi vedete che quando mi sposto sulla retta
AX più BY rimane costante. Perché? Perché voi avete la somma di due pezzi. Uno è il prodotto scalare tra A e B, che è il vettore, diciamo, il vettore ortogonale alla retta, e un punto fisso, si chiama vettore di traslazione, quello che ci serviva per andare sulla retta. P potrebbe essere questo, come potrebbe essere invece di questo potrebbe prendere Q, invece di Q potrebbe prendere un qualunque altro punto della retta. Poi però, una volta arrivati sulla retta, per muovermi sulla retta mi devo muovere su una direzione parallela alla retta passante per l'origine, cioè che quando vado a ricattare come vettore sta sulla retta passante per l'origine. Ma diciamo, la retta passante per l'origine è esattamente ortogonale a W, quindi mi posso muovere di quanto voglio, di T volte Q meno P sulla mia retta, ma quando vado a fare il prodotto scalare con il vettore ortogonale, questo pezzo farà sempre. Quindi voi avete questa proprietà strutturale su una retta qualunque AX più BY, lo potete interpretare come il prodotto scalare tra AB e XY, le coordinate che stanno sulla retta. Questo prodotto scalare è costante per T. Lo potete scrivere come AX con 0 più BY con 0 più A x meno con 0 più di y meno y, dove x con 0 e y 0 è un punto qualunque della retta. Allora questo, se andate a vedere, questo pezzo qui fa c, questo pezzo qui fa 0 e quindi la somma fa c. Quindi potete vederlo, l'equazione cartesiana la potete vedere come un prodotto scalare. Quando andiamo a sostituire l'equazione parametrica al posto delle coordinate xy, troviamo che il punto della retta, un punto generico, cioè fissato sulla retta, mi dà un pezzo che vale c, e lo spostamento lungo la retta parallela passante per l'origine invece mi dà. E questa è una proprietà di struttura di come è fatto quel prodotto scalare. Diciamo, come sono fatti i valori di quel prodotto scalare lungo la mia retta. Vedremo che questa proprietà la rincontreremo quando faremo un sistema lineare. Questa è un'equazione lineare. Potremo fare, quando faremo lo Shekhar-Pedy e faremo un sistema lineare, vedremo che la soluzione del sistema lineare, tutte le soluzioni del sistema lineare possono essere date da una particolare soluzione del sistema lineare, per esempio questa, sommate a una generica soluzione. Questa qui, cos'è x meno x con 0 y meno y con 0? È una soluzione, in questo caso la stessa equazione con termine non uguale a 0. Nel caso di Shekhar-Pedy sarà una soluzione dello stesso sistema, si dice omogeneo, cioè con i termini non più uguali a 0. Quindi questo vale non solo per l'equazione ma anche per il sistema, ma questo lo vedremo a suo tempo, lo rivedremo. È chiaro? Ok. Però per fare questo ci è servito il concetto di prodotto scalare canonico di RN, perché se no tutto rimaneva un po' appeso, senza le opportune definizioni tutto si poteva intuire molto peggio. Chiaro? Fino a qui? Allora, vediamo ora. Ok, ci sono ancora 7 minuti. Allora, facciamo prima un riepilogo. Allora, noi abbiamo visto l'altro giorno l'equazione parametrica e l'equazione cartesiana di una retta in forma generale. Allora, oggi cosa abbiamo visto? Che nell'equazione parametrica della retta, se io prendo il coefficiente, diciamo t, no? Quindi l'equazione parametrica della retta ha una struttura
punto della retta P più T volte Q meno P, che è la direzione della retta. Allora, quando vado a fare questo, se T invece di farlo variare in R lo faccio variare soltanto da 0 e 1, invece di tutta la retta ottengo soltanto il segmento che parte da P e arriva a Q, e questo mi dà, riscrivendo, quella che si chiama una combinazione commessa dei punti P. Poi invece, quando vado a vedere l'equazione cartesiana, se prendo la mia stessa retta in forma cartesiana, si scrive con un'equazione. Stavolta, allora, prima di tutto l'equazione parametrica si chiama equazione, ma in realtà è una descrizione, cioè è un insieme di tutti quei punti che si ottengono a variare di t, no? P più T volte Q meno P. La variabile di T riempie la mia retta. Vedremo che la mia retta è un oggetto di dimensione 1, si chiamerà spazio affine di dimensione 1, perché per riempirla ci basta un parametro. Stavolta invece in forma cartesiana la stessa retta ha equazione ax più by uguale a 0, cioè se la vogliamo descrivere con insieme è l'insieme di tutti x y tali che ax più by uguale c, scusate, uguale c. Ok, quindi che cosa succede? Che noi stavolta facciamo tutto il contrario, partiamo dal piano, tutto il piano, e andiamo a imporre una condizione. La condizione chiama condizione è data da un'equazione lineare ax più b è uguale a una costante. Ok, quindi non sono più tutti i punti del piano. Siccome l'equazione è una, praticamente cosa succede? Che scendiamo dal piano a un oggetto, uno spazio affine di dimensione 2 meno 1, perché abbiamo imposto una condizione che è di nuovo 1. Perché affine? Perché in generale questo insieme qua non è un sottospazio vettoriale, non passa per l'origine, a meno che c non sia uguale a 0. Poi, ricordando che la mia retta R in forma parametrica, i punti della mia retta R si scrivono in forma parametrica P più T volte Q meno P, e osservando che in forma cartesiana l'equazione dice che il prodotto scalare, quindi introduciamo il concetto di prodotto scalare canonico in R2 e poi anche in generale in Rn, l'equazione cartesiana che significa? Significa che il prodotto scalare tra il vettore AB, che abbiamo visto il vettore ortogonale alla retta, e un punto generico della retta è costante pari a C. Ma perché è costante pari a C? Perché quando io vado a sostituire P più PQ e vado a sviluppare, mi viene AB scalare P più T volte AB scalare Q meno P. Ma AB scalare P fa C perché è un punto della retta, AB scalare Q meno P fa 0 perché Q meno P è un vettore che sta sulla parallela passante per l'origine che è ortogonale ad AB, e quindi vedete, ritroviamo che il punto generico della nostra retta espresso però in forma cartesiana effettivamente soddisfa l'equazione, espresso in forma parametrica soddisfa l'equazione cartesiana, e quindi vediamo, tramite questa uguaglianza possiamo verificare che o lo scrivo in forma parametrica o lo scrivo in forma cartesiana, la retta è sempre la stessa. È chiaro fino a qui? Quindi non c'è nulla di complicato, bisogna semplicemente fare un po' di esercizi, abituarsi e farci un po' la mano. Adesso, prima della pausa, dovrebbe esserci ancora un paio di minuti. Sì. Andiamo a vedere che succede in R3.
Allora, che succede in R3? Allora, cominciamo a fare un attimo un mente locale. In R3 lo spazio vettoriale, l'abbiamo dimostrato lunedì, ha dimensione 3. Quali sono i sottospazi vettoriali di R3? Allora, un sottospazio vettoriale è a sua volta uno spazio vettoriale. Quindi, essendo in uno spazio di dimensione 3, quindi dimensione finita, un sottospazio deve avere pure lui dimensione finita. Ma siccome la dimensione è un numero intero, maggiore o uguale a 0, le dimensioni fino a 3 possono essere 0, 1, 2 o 3. Non è che ci sono altre possibilità. Allora andiamo a vedere. Se la dimensione è uguale a 3, chi otteniamo? Tutto R3. Banale, forse. Se la dimensione è uguale a 0, cosa otteniamo? Il vettore nullo. Anche lì è banale, per forza. Perché appena abbiamo un vettore, la dimensione è almeno 1. Un vettore normale. E rimangono quindi gli unici due casi interessanti sono dimensione uguale a 1, dimensione uguale a 2. Allora, dimensione uguale a 1 corrisponderà a che cosa? Alle rette, a una retta passante per lui. Dimensione uguale a 2 a un piano passante per lui. Quindi questi sono i due casi interessanti. Ora, se vogliamo avere le equazioni che descrivono rette e piani in R3, cosa cambierà rispetto ai sottospazi vettoriali? Cambierà che in generale rette, prende una retta, in generale non passa per l'origine. Allora, come si chiamerà? Ma perché non passa per l'origine? Perché può spostare. Allora, chiameremo sottospazi affini dimensione 1, i traslati dei sottospazi vettoriali. E quindi una retta di R3 cosa sarà? Un sottospazio affine di R3 di dimensione 1. Invece un piano analogamente sarà un sottospazio in generale, se passa dall'origine vettoriale, altrimenti sarà un sottospazio affine di R3 di dimensione 1. Ok? E questa è la premessa. Adesso facciamo pausa, ma dopo la pausa andiamo a vedere come però si modifica la situazione quando andiamo a considerare le equazioni. Perché, dico ancora questo, la cosa adesso cambierà se seguo l'approccio parametrico e se seguo l'approccio cartesiano. Cambierà e vedremo come.